Bentornati al tutorial sulla chitarra e alla 21esima puntata. Oggi parliamo della scala diminuita e della scala aumentata. Proprio su questo canale, quando il numero degli iscritti ce lo consentirà, pensavo di proporre delle dirette su diverse tematiche della chitarra e per farlo ho bisogno del tuo aiuto. Iscriviti al canale cliccando qui sotto. Grazie. Come dicevamo nell'introduzione, nella puntata di oggi ci focalizziamo su due tipi di scale molto particolari, quella aumentata e quella diminuita. Partendo dalla scala diminuita, proprio come l'accordo diminuito, esistono tre scale diminuite soltanto, che possiamo semplicemente ottenere andando a considerare tre tasti adiacenti sulla sesta corda, ad esempio qui, qui e qui. La scala diminuita è caratterizzata da 8 note distanziate sempre uguali: tono, semitono, tono, semitono, tono, semitono e tono, semitono. Quindi si tratta di una scala simmetrica proprio come il suo omonimo accordo, l'accordo diminuito che abbiamo visto in una puntata precedente. Se ad esempio consideriamo la scala diminuita di La, essa è composta dalle note La, Si, Do, Re, Re diesis, Fa, Fa diesis, Sol diesis e La. Quindi una scala diminuita può essere suonata sull'omonimo accordo diminuito e sulla famiglia di accordi di cui esso fa parte. Inoltre può essere suonata su tutti gli accordi sostituzione che abbiamo visto nella puntata 19. Passiamo alla scala aumentata e diciamo subito che essa è composta da 6 note tutte a distanza di un tono, per cui è possibile su un'ottava costruire soltanto 2 scale aumentate. La scala aumentata è composta dalle note, ad esempio se prendiamo sempre quella di La, La, Si, Do diesis, Re diesis, Fa, Sol e La. E come dicevo prima, ne esistono soltanto 2, per cui si possono ottenere semplicemente su 2 tasti adiacenti della sesta corda. È possibile usare la nostra scala aumentata su tutti gli accordi di settima che abbiano come tonica una delle note che compongono appunto la nostra scala. Nell'esempio della scala di La, che è composto da La, Si, Do diesis, Re diesis, Sol, Fa e La, possiamo usarla sulla settima, su Si settima, Do diesis settima, poi Fa settima, Sol settima. Thank you.
Siamo giunti alla fine di questa puntata. Nella prossima, prevista sabato alle ore 13, parleremo del giro blues. Se ti è piaciuta questa puntata, mi raccomando, clicca mi piace e iscriviti al canale, attivando anche la campanella per rimanere aggiornato sui prossimi video tutorial. A presto!